Ci sono due aspetti. L'assessore di riferimento dice che la sospensione dei lavori è dovuta a una carenza progettuale, quindi una mancanza di una vasca IMOF, mentre il dirigente responsabile appunto di questo progetto afferma che la sospensione è dovuta a una verifica dei requisiti da parte della ditta. Quindi andiamo già in contraddizione tra i due aspetti, quello tecnico e quello politico. Io non sono un tecnico, quindi leggo le carte e quello che si evince, fare una verifica a distanza di 6 mesi, 7 mesi se ho requisiti la ditta non è usuale, cioè non è una prassi, si può fare però non è una prassi. Quindi bisogna adesso capire chi ha ragione e chi ha torto. Di fatto l'area camper lì è ferma, a discapito di tutti quei camperisti e tutto quell'indotto turistico che gira attorno appunto a questo mondo dei camperisti, e quindi chi deve venire a Teramo poi deve andare nella parte di Silvi, perché è l'area più vicina per scaricare appunto i liquami che ha un'area camper, e quindi è un danno anche per il turismo del comune di Teramo. Sono fermi da circa 1 anno e mezzo, ripeto, questa vasca IMOF è obbligatoria già da tanti anni, quindi appunto c'è questa carenza di progettuale. Perché c'è questa carenza? Perché non sapevano che la vasca era obbligatoria realizzarla, e si evince solo dopo quando scrive a Ruzzo e a Ruzzo gli dice, insomma, diffida il comune di Teramo a attaccare direttamente allo scarico fognario questa, perché lì c'è uno scarico e non lo potevano attaccare, quindi poi è sorta questa problematica. Però c'è stata una variazione di bilancio a ciò, e quindi adesso faremo anche una commissione speciale, garanzia e controllo, appunto ho già insomma sollecitato il collega Franco Fracassa, quindi presidente di tale commissione, a convocare urgentemente questa per fare tutte le verifiche con la parte anche comunale. Adesso porteremo appunto l'attenzione innanzitutto alla commissione, poi dalla commissione prenderemo una decisione, perché se vince un danno erariale qualcuno è responsabile. Io non voglio puntare il dito su nessuno, io sono a tutela dei cittadini. I cittadini mi hanno sollecitato più volte appunto di sbloccare questa situazione. Oggi come politico di ascolto, come politico di opposizione, voglio fare tutte le verifiche, perché questa amministrazione si è sempre professata per trasparenza, per condivisione, per partecipazione, per programmazione, ma sono tutti aggettivi sulla carta che poi di fatto i risultati non riscontrano ciò.